In questo episodio capirai quando e se utilizzare strumenti come ChatGPT e quando utilizzare la informatica noiosa, ossia quella che permette ai siti web o comunque a metà internet di funzionare. Leggo e commento la richiesta. Sono in una piccola impresa nel settore della cannabis. Voglio sviluppare uno script o codice o un'applicazione personalizzata che interagisca con l'API di QuickBooks per recuperare i dati relativi alle fatture. Utilizzando questi dati dobbiamo implementare una logica per analizzare la frequenza degli ordini dei clienti e determinare i programmi di follow up, un po' come la visita di controllo del dentista dopo l'operazione. Lo script deve essere programmato per essere eseguito quotidianamente o settimanalmente per aggiornamenti regolari. Sono aperto ad altre idee su come potete aiutarmi a scalare la mia attività utilizzando l'intelligenza artificiale slash automazione, soprattutto per quanto riguarda le vendite. Io qua non capisco dove vorrebbe utilizzare GPT. Ricordiamoci che GPT è un modello statistico-linguistico che ha applicazioni per lo più col trattamento di dati in linguaggio naturale, quindi testi. Capisco che negli ultimi 20 mesi le parole intelligenza artificiale, GPT, sono diventate inflazionate e le persone tendono a focalizzarsi sullo strumento anziché il problema, ma nella richiesta che ha fatto questa persona io ci vedo informatica vecchio stampo per estrarre dati tramite un cameriere dei dati, ossia l'API di QuickBooks. Poi dai dati del cameriere si può fare una statistica descrittiva della frequenza o un'analisi della ciclicità, cosa che in altri casi chiamo più tecnicamente come autocorrelazione. Forse GPT subentra alla fine con il programma di follow-up che cita, che presumo in questo caso significa email marketing. E qui serve sì un modello statistico-linguistico perché nelle mail utilizziamo un linguaggio naturale. Con informatica vecchio stampo intendo informatica da retrovia o back-end. Gli aggiornamenti regolari si possono fare, ad esempio, ospitando il codice della retrovia collegato all'API di QuickBooks su GitHub, su cui si può impostare la cadenza dell'aggiornamento. Ne ho parlato in un video, mi sto riferendo in particolare alla funzione chiamata GitHub Actions, quindi azioni. In quel caso io estraggo a cadenza regolare il prezzo del latte da un sito che non metta a disposizione il cameriere dei dati, API. Per fare quello che questo titolare di questa azienda di cannabis vuole, serve innanzitutto dialogare col cameriere dei dati, poi fare delle statistiche descrittive o comunque qualcosina di statistica e consegnare questi risultati ad un modello statistico-linguistico che può essere utilizzato per i follow-up mail. Facciamo un attimo uno schemino perché capisco che seguirmi può diventare complicato a questo punto. Qui abbiamo una richiesta e questa richiesta si risolve con al massimo quattro strumenti. Il primo è l'informatica da retrovia, il secondo è qualcosa di statistica, il terzo è un modello linguistico statistico, come ad esempio GPT, e il quarto le mail di marketing. Quindi una cosa sicuramente molto più articolata di quella che sembra inizialmente la richiesta. Che poi io non condivido l'utilizzo del modello linguistico-statistico per scrivere mail automaticamente, perché se non si ha abbastanza esperienza si rischia che queste mail diventano la fiera del sempreverde. Quindi si tratterebbe di mail molto anonime e di conseguenza spersonalizzate. Se anche a te interessa sviluppare più che altro le prime due parti, quindi estrazione dati automatica e analisi di questi dati, mi puoi contattare sulla pagina contatti di www.staticalmo.com e selezionerai il giorno e l'ora più agevole per te e discuteremo i dettagli. Ti saluto e alla prossima. Ciao!